Amici di Mo Channel, buon pomeriggio dal Palatiziano, buon pomeriggio da Mauro Bena, buon pomeriggio da timeoutchannel.it che vi offre la radiocronaca della gara fra Eurobasket e Treviglio. Bella, dopo la bellissima vittoria di Siena si torna in campo immediatamente per affrontare Treviglio, squadra assolutamente da non sottovalutare e da prendere con le mole. Eurobasket, non c'è Iannilli a letto con l'influenza, c'è il giovane Gianluca Santini, classe 2000 in squadra. Eurobasket 0 Belloni, 2 Deloce, 4 Petrucci, 5 Ventura, 6 Fanti, 8 Stange, 9 Righetti, 10 Santini, 13 Isli, 15 Vangolo, 17 Daniele Bonesso, il capitano. L'allenatore il signor Davide Bonora. Treviglio risponde, 4 Esana, 6 Pecchia, 8 Tessì, 9 Sorocas, 11 Marino, 13 Marini, 14 Mezzanotte, 15 Genovese, 29 Nociova, 43 Sollazzo. L'allenatore il signor Adriano Vertemati. Pronti per la prima e unica palla 2 dell'incontro con Eugenio Fanti, Nicola Stanic, Tony Isli, Daniele Bonesso e Mike Deloch. Pronti per la unica prima palla 2 dell'incontro. Se la prende Tony Isli per Nico Stanic, per Eugenio Fanti, a lui a gestire il primo possesso con Daniele Bonesso pronto a scaricare per Stanic. Si muove Deloch, la palla sotto per Isli, la spizza Marino, la recupera Sorocas che corre via. Appoggia dentro per l'uno contro uno, si scarica ancora per Sorocas che batte Bonesso, va dentro, alza il tabellone, va a segno 2-0 per Treviso, 9-36 al termine del primo quarto. Fuori per Fanti, per Bonesso, si ribalta per Stanic, ancora Nico Stanic, fuori per Fanti, prova a alzare la tripla, va dentro contro Sorocas, alza la parabola Eugenio Fanti. Il tiro riparte Marino, dentro ancora per Sorocas, Guaglione in movimento sotto questo di Sollazzo, va nell'area, cerca Sorocas per il tiro da 3 punti, fa segno 5-2. E ancora 2-3 da recuperare per la Roma Gas & Power, con da Bonesso fuori per Diloch contro Pecchia. Il blocco di Isli, ancora Daniele che va dentro, alza fino al capolinea. L'arbitro dice che c'è stoppata. 11 secondi, 8:48 a termine del primo periodo, la rimessa è da fondo con Diloch, fuori Fanti, non riceve, ancora fuori per Stanic, ancora Stanic per Deloch, il tiro, ancora lui, Uguale dentro uno contro uno, lo scarico, si cerca, la palla è rubata da Marino, vuole correre Sorocas e va a schiacciare in faccia a Stanic. Stanic dentro per Isli, uno contro uno, più basso contro Sorocia, fuori per Stanic, inizio tutto da in salita su Stanic, c'è il fallo di Sorocas, due liberi per Tony Isli, migliore giocatore del girone in questo weekend. Tony Isli, due personali, 8-19 al termine del primo quarto di gioco, pronto il 13 della Roma Gas and Power, prima alza la prima parabola a segno 3-7. Ancora Isli, qui chiaramente sotto canestro si fa valere proprio qualità fisiche, pronto per il secondo tiro, alza Tony, ferro fuori, maledettamente riparte in transizione Sorocas, 8-16 al termine del primo quarto, ribaltamento, attacca Treviglio dall'angolo Nociova, l'errore la prende Daniele Bonesso che vuole correre lui in campo aperto, attacca da solo l'area contro tre giocatori di Treviglio, contro Rogas e va a segno cost to cost del capitano, 2 da recuperare, 7:54 al termine, consegnato per Marino, ancora dentro uno contro uno, basso Sollazzo contro Eugenio Fanti, lo tiene molto bene, recupera Nicola Stanic, vuole correre in contropiede centrale per Daniele, si ribalta per Stanic, cerca l'angolo di Eugenio che attacca lui, il pitturato va in rovesciato, forse c'è un fallo, l'arbitro dicono di no,
La riprende Sorokas, la spoggio per Solazzo che attacca al pitturato, ancora Sorokas a 3 punti, Isli lo lascia tirare, l'errore, Daniele Bonesso va di Loch, la palla fatta Pauto, premia invece Sorokas per il 9-5. Si riparte con Niko Stanic in possesso, 7 minuti e 8 secondi al termine del primo quarto, fuori per di Loch, cioè picchia con lui, ancora di Loch, cerca e trova Stanic sull'altro lato, l'appoggio per Bonessi ai 4 metri, scarica ancora per Stanic, dentro fuori, ancora dentro, lo scarico per Fanti va di tocco per Isli, fa saltare un giocatore, va troppo fino sul pallone. La palla è di Treviglio, 4 da recuperare per la Roma, Gas and Power. Marino col palleggio contro Niko Stanic, appoggio alto, l'uscita di Pecchia in posizione centrale, lo scarico ancora Treviglio che gioca tutti i pop out in uscita, vuole tirare fuori dall'area la difesa di Roma, ancora Sorokas contro Daniele, butta la palla per aria, recupera Don Isley, vuole correre di Loch che attacca lui il pitturato, c'è il fallo tattico, il numero 11 Marino, fallo tattico, fermare la transizione di Loch, 21 secondi per tirare, 6 e 25 al primo intervallo, 5-9, 4 vantaggio della squadra lombarda, il consegnato per Stanic, Isli va al blocco, si ribalta per di Loch contro Pecchia, alza la tripla di Loch, va sul ferro purtroppo, recupera Sorokas, impedisce a Date Pecchia, impedisce a Tony Isli di andare a tirare, fuori per Marino col palleggio, 6 e 4 nel primo quarto, 4 da recuperare, il consegnato ancora Pecchia all'uscita dai blocchi, si attacca a lui Sollazzo come un Eugenio Fanti, altissimo per Nociova, ancora fuori per Pecchia, ancora il gioco a 2 per Nociova, 8 secondi, 7 secondi per Marino, 6, 5 vanno al cambio, in aiuto arriva Isli per contenere, si ribalta dall'angolo, il tiro da 3, passo il ferro, la prende Daniele Bonessio, vuole correre lui contro Sorokas, va in palleggio, scarica per Di Loch, pescato Toni sotto, fa saltare un paio di giocatori, recupera il possesso a sfera, c'è fallo di Sollazzo, andrà in lunetta Toni Isli per 2 personali, 5:40 al primo intervallo, pronto Isli, alza la parabola Isli, a segno il suo primo tiro, 6 per Roma, 9 per Treviglio, 5 minuti e 40 al termine, ancora un libero per il giocatore americano della Roma, Gas and Power, a segno, solo re del secondo, 2 su 2, sale a 3 punti personale il giocatore americano della Roma, 2 da recuperare per la l'Eurobasket, è fuori ancora per Marino, palleggia adesso il tiro contro Stanic, un cross, la prende De Loch, proviamo a correre, centrale, grande palla ancora per Toni che va a schiacciare il pareggio, motivatissimo Toni Isli in questo inizio, 5 punti personali su 9, 2 sono di Bonesso, 2 sono di Fanti e Roma aggancia Treviglio sul 9 pari, 5-19 da giocare, ancora fuori per Nociova, l'uscita di Sollazzo, coi blocchi c'è Fanti con lui, fuori per Pecchia, c'è De Loch, vanno a cambiare con Fanti, Nociova lasciato solo dal tiro libero, va a segnare, forse un po' battezzato in maniera non proprio definitiva dal difesa di Roma che deroga 2 punti adesso, ancora Stanic, si ribalta ancora per De Loch, che attacca il pitturato, fuori col piede il giocatore, se magari c'è ritardo. Due da recuperare, 9-11. Due da recuperare, 2:4:48 al termine del primo quarto di gioco. Mike De Loch da fondo. Fanti dentro per Bonesso, più basso, un po' di canestro e fallo del capitano della Roma, Gas and Power. Più basso per Daniele, movimento col mezzo gancio.
per andare a depositare la palla dell'11 pari e libera Giuntivo che potrebbe, speriamo, dare il primo vantaggio dell'incontro. Il capitano dalla lunetta, già 4 punti per lui. Alza la parabola Daniele, a segno, primo vantaggio Roma Gas & Power, 12-11. Pecchia per Sollazzo, attenzione ai movimenti esterni, guarda che gioca molto esterna, molto tiro da fuori. Tiro basso per Sollazzo, si riparte ancora per Pecchia che alza ancora il tiro da tre, va all'errore, la tocca Eugenio Fanti, la rimessa di Treviglio, 14 secondi da giocare, 4-25 su quello generale. Fuori per Pecchia, dentro basso per il giocatore Sollazzo, uno contro uno, basso contro Genio, va su un movimento di perno, poggio al vetro, più uno, riparte Roma, uno da recuperare, 12-13, sotto per Isli, c'è il tocco di piede della difesa dei Treviglio e andremo e si va alla rimessa laterale per la squadra romana. Di Loc, il blocco per Farcenico Staccio, ancora Piccarò giocato con Isli, Daniele taglia sotto molto bene sulla linea di fondo, riceve mezzo gancio appoggio, uno di vantaggio, 14-13. Marino intanto riporta Treviglio in avanti per Sollazzo contro Genio, Pio basso sotto, lo tiene con il corpo il nostro numero 6, bravo Genio a sporcargli il palleggio, a recuperare la palla e di tocco ancora per Di Loc, fa saltare Soroga, c'è il fallo, due liberi per noi per incrementare ancora il vantaggio. Buonissima la difesa di Eugenio Fanti, pronto con le mani, velocissimo a recuperare, c'è time out per Treviglio, andiamo con i rumori di fondo del palazzetto. .40 al termine del primo quarto, c'è ancora una sospensione, è stata chiamata da Treviglio, uno di vantaggio per la Roma, Gas & Power e due liberi, andrà in lunetta Mike Di Loc, l'eroe di Siena con quella tripla a pochi secondi dalla fine, come ha detto il nostro amico Donatello Vigiano, una tripla fuori da ogni logica ma vincente per la squadra di Davide Bonora, in lunetta Mike Di Loc. Parte il primo tiro, ferro dentro, 15 per Roma, 13 per Treviglio, ancora un tiro per il numero 2 in maglia Roma, Gas & Power, a tiro a segno, va a segno, 16-13, 3 di vantaggio col palleggio Marino, esce Sollazzo dei blocchi, massimo vantaggio di Roma, 3 punti di vantaggio, 16-13, backdoor, bravissimo Don Isli a inserirsi in difesa, riparte Stanic per il contropiede per Di Loc, brutto passaggio, schiacciato a terra, quello che non si chiede mai a un proprio giocatore in contropiede, cambio in casa Treviglio, fuori Nocciova, dentro mezzanotte. Marino, riperde Treviglio il possesso, 3 da recuperare per la squadra lombarda, pronto Matteo Malaventura per Roma Gas & Power sul cubo dei cambi, attenzione a Marino, si scarica in angolo per Pecchia, bravo Di Loc a tenere il fondo, ancora Pecchia in angolo per mezzanotte, si ribalta per Marino che va al tiro a 3, cortissimo, palla fuori, la palla era uscita e Sorogas va a segnare, palla era uscita, disattenzione, vediamo se c'è il cambio di difesa, passa zona Treviglio,
sotto per Toni, si ribalta per Stanic, ancora per Fanti, sotto per Bonesso, con il piede Sorokas, dentro Matteo Malaventura, esce Eugenio Fanti, 2.44 al termine del primo periodo, dentro per Treviglio il numero 4 Cesana, esce Marino, 2.44 al termine del primo periodo di gioco. Recupera Stanic il possesso, fuori per Di Loce, difesa zona per Treviglio, Stanic alza lui la tripla, solta va sul ferro, non riesce Daniele Bonesso a prendere, pronto anche Alex Righetti sul cubo dei cambi per Davide Bonora, Cesana picchia dentro per Mezzanotte contro Bonesso, il consegnato per Sollazzo, va al cambio Roma, tenta di chiudere l'area, sotto per Mezzanotte contro Stanic, che lo tiene di fisico, ma gliela sporca Don Isley. Ma la palla cade nelle mani del giocatore Sorokas e va a segno ancora. Ritorna in vantaggio Treviglio. Quarto break di 4-0 aperto. Di Loce attacca al ferro, cerca Malaventura, angolo per Stanic, dentro per Toni, triplicato, fuori per Nicolas, ancora si ribalta Malaventura per Di Loce. Tutta chiusa difesa Treviglio, 4 secondi, va Daniele cadendo all'indietro, la prende Toni che va su, grande prestazione fino a questo momento di Don Isley, che sale a 7 punti personali, ancora uno di vantaggio per la Roma Gas and Power con Sollazzo, ripartito Treviglio che attacca Daniele sul quarto, lo tiene molto bene il capitano, molto bene, infrazione di linea, buonissima la difesa di Daniele Bonesso, dentro Alex Righetti, dentro Nicolò Petrucci, il luogo di Toni Isley e Nico Stanic, dentro Petrucci contro la zona, andiamo a mettere un tiratore, idea che condivido con Davide Bonora. E Nicolò Petrucci pronto alla rimessa per Mike Di Loce con il palleggio 1.34 nel primo periodo, ancora Di Loce, c'è Pecchia con lui, fuori per Alex Righetti che va a giocare molto fuori, 4 esterni e un interno per la squadra di Davide Bonora. Di Loce col Bolendri, buca la difesa da solo Di Loce, attacca il pitturato, 4 personali, 1-11, 3 di vantaggio di nuovo contro Breck, di 4-0 per la Roma Gas and Power, ancora Genovese, il consegnato ancora per Sollazzo, va a cambiare su tutti i blocchi, il tiro da 3 a segno di Cesana. Dai De Bonora ne parla un po' con la sua difesa, pareggio 20 pari, 106-108 nella precedente gara con la Virtus Roma, dunque i punti sono stati tanti di squadra, sotto per Bonesso, si apre per Righetti che alza la tripla, grande assist del capitano in grandissima forma, la tripla di Righetti dall'angolo, piedi a terra, Mezzanotte per Milazzo, va su, uno contro uno, batte Malaventura, ancora uno, punteggio molto 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 alto, 23-22. Collezione sui 100, il palleggio continua di Loce, 14 secondi e qualche centesimo rimarrà, lo vuole giocare tutto fino in fondo il giocatore americano, 7 il post alto per Bonesso, si apre per Malaventura che alza la tripla che se ne va sul ferro, la recupera Petrucci, palleggio resta e tiro dall'angolo sul ferro, va su Daniele, stoppato da Mezzanotte, ma quando il cronometro ha finito chiude in vantaggio dopo un non bellissimo inizio la Roma Gas and Power, 23 per l'Eurobasket, 22 per la Remer Treviglio. Andiamo con i rumori di fondo del palazzetto.
Torniamo in diretta, 50 secondi alla termine del Fina Sirena, le cifre della partita. Roma tira dal campo con lo 53%, 8 su 15, 1 su 4 a 3, 2 su 6 per Treviglio da 3 punti, 10 su 18 per la formazione lombarda, le percentuali al tiro, dentro Martini per Treviglio con Genovese, Cesana, Mezzanotte e Pecchia. Roma risponde con Nico Stanic e Matteo Malaventura, Nicola Petrucci, Alessio Righetti e Nikolaj Vangelov. Pronti per la prima rimessa del secondo quarto, che sarà del giocatore Pecchia. Roma Gassen Power in difesa, che attaccherà sempre verso curva nord, per darvi un'idea delle sensazioni. Genovese, il consegnato per Martini, l'uscita ancora dai blocchi di Pecchia, ancora fuori per Mezzanotte col palleggio contro Vangelov, ancora in movimento, è tutto esterno, chiude bene la difesa di Roma in questa situazione. Pio basso contro Stanic di Genovese, Stanic va a cercare la palla, l'arbitro dicono che è fallo, ci sarà la rimessa da fondo. Prodotto Marini per Mezzanotte, questa ancora per Marini, fuori ancora, si ribalta centrale per Mezzanotte da tre, che segna in faccia a Vangelov. È stato detto quando è entrato, è stato raccomandato di stare su di lui. Stanic ancora, attacca al pitturato, trova un'autostrada per andare dentro. Il pareggio di Roma, 2-5 a 2-5, attenzione a Cesana che corre in transizione per Genovese. Si deve accoppiare meglio difensivamente parlando. Cesana attacca Petrucci, che lo tiene molto bene sul posto. Genovese ribalta per Mezzanotte, Vangelov lo tiene sullo primo scivolamento, 6 secondi, 5 secondi, Cesana contro Petrucci che lo tiene, 2 secondi, 1 secondo, cadendo all'indietro. La palla se ne va sul ferro, la tocca fuori Treviglio pestando la riga. 25 pari. Contestazione da parte di Treviglio perché dicono che secondo loro la palla deve essere segnata a Roma, prende a riga, ma se suona la sirena il gioco riparte. Infatti la palla è di Roma perché è suonata la sirena, per cui capiamo le proteste assolute. Col palleggio Stanic, c'è il fallo su Nicola Stanic, buttato per terra, questo chiama passi, ancora falli, solo falli. Solo falli. C'è veramente poco da protestare. Petrucci 2-5, 8 minuti e 35 alla fine del secondo quarto dell'intervallo lungo. E Nico Stanic col palleggio che attacca Mezzanotte sul cambio, guadagna l'area, cade per terra giocatore di Treviglio col tabellone. Nicola Stanic, come si fa di solito, molto bene, ritorna Roma in vantaggio 2-7 a 2-5. Mezzanotte, il consegnato per Pecchia, chiama la difesa chiusa, la panchina dell'Eurobasket, dice di uscire il meno possibile per non scoprire eventuali penetrazioni. Attenzione, Vangelov va sul cambio, la penetrazione, l'errore, va su Vangelov, lo chiude molto bene questa volta per Mezzanotte, bravo Nicolai questa volta a chiudere molto bene l'area. Il palleggio ancora di Cesana, 4 secondi, 3 secondi, 2 secondi, Marini alza la tripla che va sul ferro, buono il taglio fuori di Nicolai Vangelov che l'appoggia per Nico Stanic, 2 di vantaggio, 7,50, il consegnato per Malaventura che alza la tripla centrale, Matteo Malaventura. Massimo vantaggio della Roma Gassen Power. Riverte Treviglio con Mezzanotte, il consegnato per Cesana, ricordo Mezzanotte, rimane là l'errore stavolta di Mezzanotte, la prende Matteo Malaventura, la spinge lui la palla in avanti,
col palleggio, arriva Vangelo a bloccare per lui, molto deciso il blocco del bulgaro, ancora piano e in angolo per Righetti, fa saltare Genovese, palleggio step back di Alex Righetti e si arriva ancora al massimo vantaggio, 8 di vantaggio per l'Aerobasket, 3-3-2-5, 7-25 all'intervallo lungo. Andiamo con i rumori di fondo del palazzetto, time out chiaramente per Treviglio. Torniamo dopo il time out di Treviglio con la tripla di Alex Righetti dall'angolo per il più 8, per il più 8 dell'Eurobasket. Si riparte con la palla in mano a Treviglio. La ripartenza di Cesana, Sollazzo, Marini va a giocare sul blocco cieco, bravo Mantura a seguire molto bene passando dietro, ancora lo scarico per Sollazzo, c'è Nicolò Petrucci con lui, 6-58 dentro per Sorogas, c'è Righetti a braccare il greco, va in uno contro uno, bravo Alex a negargli il giro interno, giro esterno, errore, palla nelle mani di Niko Stanic per provare a giocare la transizione offensiva, fallo ancora in angolo per Petrucci che alza la tripla, palla sul ferro, va su mezzanotte sopra Vangelov, corre Cesarini per Sollazzo in transizione, mezzanotte ancora il consegnato, si ribalta ancora per Sollazzo, Baggio a picchiarolle con Sorogas, guadagna il centro dell'aro, Vangelov va a chiudere, lo urta, l'arbitro dicono che è fallo, sono due, andrà in lunetta il numero 43 Sollazzo. Due personali per il 43 in maglia Treviglio, a segno 3-3-2-6 per la Roma Gas and Power, ancora Sollazzo con il 43 pronto a rigiocare, ancora a segno Sollazzo, Righetti per Petrucci, ancora per il per Niko Stanic, col palleggio Nicolas, attende l'uscita di Righetti, centrale, Alex alza la tripla e sono tre se non vado errato, 3-3 per Alex Righetti, ancora massimo vantaggio, 9 per Roma Gas and Power, 6-0-3, Sollazzo il consegnato, l'aiuto di Vangelo che adesso deve tornare, questo non l'ho capito proprio, questo fallo. Ci giunge nuovo, Davide Bonora dà indicazioni di seguire con il corpo e accompagnare il più possibile la penetrazione. Vai lunetta Sollazzo, riposo per Tony Easley, col vantaggio abbastanza ampio. Bonora sceglie di far riposare Tony Easley. L'errore di Sollazzo, 5-59 alla sirena dell'intervallo lungo, pronto Sollazzo sul ancora per il secondo libro, ancora errore, va su Nikolaj Vangelov per Niko Stanic, 9 per di vantaggio per Roma e palla in mano, 5-52 va Stanic, c'è blocco in movimento, terzo fallo, no non è blocco in movimento, è fallo col gomito, Easley ha 0 falli a carico, rientra infatti Don Easley, sorride in maniera beffarda Nicolai Vangolo che esce pure mezzanotte, rientra Nocioa, rientra un riposato Don Easley, 7 punti già personali, fuori ancora, si ribalta per Marini a zona, no, si mette a zona matchup Davide Bonora, sotto l'aiuto recupero Petrucci, la spizzare il pallone, la recupera ancora Treviglio, 9 secondi con Sollazzo, 7-6 pick and roll, rimane Easley con lui,
la penetrazione, alza la parabola a segno. 3-6-2-9, 5-24 all'intervallo lungo. Stanic col Bolendi, Peschi e trova Don Isli, quasi anticipato da Nauchova, ancora Stanic fuori per Malaventura che scarica per Toni, gioco a due, molto molto bello dell'Eurobasket, penetrazione dal poste, taglio del lungo, scarico per Toni Isli, canestro facile da sotto, ancora 9, comincia a crepare un po' la difesa Treviglio, bravo Petrucci a ruotare che deve ancora recuperare il suo lazzo per il tiro da 3 a segno, era complicato recuperare. 6 di vantaggio, 4-50. Nico Stai pronto di Loce sul cubo dei cambi, ancora Stanic. Petrucci, posizione centrale, blocchi bassi per Matteo, alza la tripla da 8 metri, Nicola Petrucci. Attenzione alla transizione con Marini che attacca il pitturato, fuori ancora per Marino, l'errore, Vannacciova, rimbalzo, non si fa taglia fuori, la recupera Marini per Sollazzo, in angolo solo Soletto, Sorogas. Lasciato solo dalla difesa, time out immediato, Davide Bonora, parziale di 5-0 e Bonora ci vuole parlare sopra, andiamo con rumori fondo del palazzetto. Torniamo con Roma Gas and Power, Remer Treviglio, tamacciane.it e gli amici della Pallacanestro a Palestrina con l'immobiliare Calzini, gli sponsor che vi offrono la radiocronaca di oggi. Ringraziamo chiaramente i partner della stagione di Timeo Channel, 4-22, 4 di vantaggio per Roma Gas and Power, da Di Loccia, Righetti a Stanic, col palleggio Nicolas, tenta il raddoppio Sorò, ma è bravissimo Stanic a portare via l'uomo, ancora Nico sul quarto di campo, sotto per Toni contro Nauchova, ancora Don Isli, movimento di perno, va su, usa il gancetto, peccato, ha usato la parte esterna del tabellone, in transizione per Marino, attenzione a penetrazioni, lo scarico per Nauchova, forse passi lì, Sorogas centrale da tre, l'errore, va su, Malaventura, ancora fallo di Nauchova. Per Alex che attacca il pitturato e va a fare fallo sul Lazzo, che non è mai fallo per lui, non è mai fallo, è già la quarta volta che protesta su un fischio, non è mai fallo per lui, mai, non è mai fallo. Fuori rigore, rientra Daniele Bonessio, 3-3. Di Locce pronto per la rimessa. Daniele Bonessio uscite fuori, la prende lui, la consegna per Matteo Malaventura, 4 vantaggio, 3-40, sotto per Daniele, 1 contro 1, più il basso, fa saltare un paio, Sollazzo dice che prende la palla, questa volta gli arbitri sono con lui, attacca il pitturato, scarico per Sorogas, ancora Sollazzo da 3, solo Soletto, l'errore, la prende Di Loccia, proviamo ad andare a correre noi. Accelera Di Loccia, accelera lo scarico in transizione per Malaventura che alza la tripla! Matteo Malaventura! 100% dal campo questa volta per lui, Marino. Lo scarico fuori, ancora Marino a bloccare, si ribalta ancora. Col piede Malaventura lo blocca la penetrazione da perfetto centrale difensivo del calcio, pronto Eugenio Fanti a entrare in campo per la Roma Gas and Power, esce Matteo Malaventura, buonissima la sua prestazione fino a questo momento,
Sollazzo, l'uscita ancora di Marino che attacca il pitturato, alza la parabola, arcobaleno, qua devi dare la stoppata, 4-1-3-6, 5 di vantaggio ancora per Di Loccia e compagni, attenzione al raddoppio, lunghissimo per Stanic, è molto bello il passaggio in salto del giocatore americano, dentro per Daniele contro Sollazzo, va in più basso, attacca il pitturato, cade all'indietro, l'errore la prende un grandissimo Genio Fanti, ancora per Stanic, palleggio, arresto e tiro centrale, ancora Daniele, ennesimo rimbalzo in attacco per Di Loccia, 2-21, 5 di vantaggio. Di Loccia attacca il pitturato, dentro per Toni che va a schiacciare, ancora pick and roll, sale 11 punti Toni Isley, 7 di vantaggio per la Roma Gas & Power con Marino. Sorokas per Marino, ancora Sorokas, il consegnato per Marini, palleggia, resta e tiro dal centro dell'area, solo Soletto, 5 di vantaggio ancora, il palleggio di dentro Bertoni, di sponda di Eugenio Fanti che si dispera per il passaggio sbagliato. Farino Ciova rientra Pecchia, 5 giocatori esterni per Treviglio, praticamente 5 giocatori da perimetro, 5 giocatori che possono tirare da 3 punti, 5 giocatori che possono creare problemi sulle marcature. Andiamo, attenzione a Sorokas da solo, non esce Isley, Sorokas sbaglia, il tapin di Pecchia non si fa, taglia fuori, 3 di vantaggio col palleggio di Loch, si cerca Toni contro Sorokas, 4 metri, va di fisico Toni, lo scarica ancora, la rivuole, dentro fuori, il dentro fuori di Loccio, fuori Pestani, si ribalta per Eugenio che alza la tripla sul ferro, quella di Fanti purtroppo, corre Pecchia indietro per Marino, 3 di vantaggio ancora per Roma, il consegnato Darini va dentro, fallo di Bonessio, che cosa fa non si sa, spinge, primo fallo, cambio in casa Treviglio, dentro Cesana, fuori Sollazzo, alza Marini, a segno il primo per lui, pronto col secondo, dichiara, distribuisce le marcature, l'errore va su Eugenio, la prende lui col palleggio, lo scarico per Eugenio, per Nico Stanic, 2 di vantaggio, 1 minuto per Fanti, fuori per Bonessio, fuori per Stanic, si muove Isley dentro, vediamo se gli diamo la palla per Bonessio, Daniele attacca lui il pitturato, fallo direi, ma proprio che più netto non si può, non capiamo le proteste assurde di Treviglio, giocatore peso per un braccio, va a tirare il capitano, 2 di vantaggio, 50 secondi all'intervallo lungo, pronto Daniele Bonessio sul cub, sulla linea del tiro libero, alza la parabola cortissima sul primo ferro, secondo personale per il capitano, allunga la parabola questa volta, palla nel canestro, 3 di vantaggio, 48 secondi da giocare, fuori per Pecchia, ancora per Cesana che attacca al pitturato, per Pecchia da 3, ci deve uscire Daniele, va all'errore, va su Di Loccia, altissimo, 33-21, attacca, sceglie la transizione per Daniele, buonissima la transizione, attenzione, scarico di Di Loccia per Daniele Bonessio, 5 di vantaggio, Marino contro Stanic, fuori ancora per Sorokas, 17, scarto di circa 3 secondi, Stanic va a passare sui blocchi, viene spinto da Sorokas, è 17-97 al termine, avrà l'ultima azione la Roma Gas & Power, boh, va Sorokas in lunetta, 2 personali per lui, alza la parabola sul ferro e fuori,
parte il secondo tiro del giocatore Soroka. Sorokas alza segno 4-6, 4-2. La rimessa di Daniele per Stanic, 16 secondi 15-14, palla nelle mani di Diloc. 11-10-9, vuole giocare uno contro uno Diloc contro Pecchia. Alza la parabola da tre, quest'alta sul ferro. Tiro da tre di Sorokas, buttata via. Finisce il primo, finisce il secondo quarto. 4 di vantaggio, si chiude il parziale dal Panadiziano. Roma Gassen Power 46. Sempre 46, Remmio Treviglio 42, a risentirci.